Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo sull'altopiano di Asiago. Siamo saliti da Gallio e siamo arrivati a Piazzale Lozze. Raggiungeremo una meta super frequentata e importantissima in tutto il Veneto, e cioè il Monte Ortigara. Faremo un percorso ad anello in senso antiorario e passeremo per un sacco di punti di interesse, il primo dei quali è l'Osservatorio Torino. Già da qui è visibile Cima Caldiera con la sua croce, che sarà la seconda tappa del nostro itinerario di oggi dopo l'Osservatorio Torino. Siamo arrivati al primo bivio di giornata. Chi volesse accorciare l'itinerario, e cioè tagliare fuori Cima Caldiera e l'Osservatorio di Torino, può andare per di qua e in 20 minuti arriva al Pozzo della Scala. Invece noi proseguiamo, seguendo questo cartello, da quella parte qui. Qui c'è la deviazione per l'Osservatorio Torino, è distante veramente pochi minuti da qui. Eccoci arrivati all'Osservatorio Torino. Qui c'è una vista meravigliosa, soprattutto sui Lagorai e a picco sulla Valsugana. Prossima tappa, Cima Caldiera. Si vede la croce poco distante. Ci vorrà una ventina di minuti al massimo. We'll be right back.
questa è Cima Caldiera, il punto più alto del nostro itinerario di oggi, più alto anche del Monte Tigara che si vede lì. Adesso torniamo giù 5 minuti e prendiamo a sinistra il sentiero che scende giù. Prossima tappa, Pozzo della Scala. Thank you.
abbiamo appena passato il passo dell'Agnella. Adesso c'è l'ultimo tratto di risalita. È il più impegnativo della giornata. È un po' esposto, ripido. Qualche tratto bisogna aiutarsi con le mani. No, è di là. Sì, di qua è chiuso. Non si vede niente. Poi? Ok. Ecco. C'è un po' di affollamento. Vai, senta questo. Dopo questo bellissimo tratto attrezzato con tanto di galleria, siamo arrivati al cippo austriaco. L'Ortigara è 10 minuti lì. Eccoci arrivati in cima al Monte Ortigara, è la famosa colonna mozza, simbolo delle tante troppe vite spezzate da queste parti durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo una breve digressione alla campana dell'amicizia, riprendiamo l'8:40
Scendiamo giù e adesso abbiamo ancora un paio di tappe, il Baito Ortigara e il Monte Lozze con la sua chiesetta. Questo percorso che stiamo facendo in discesa è normalmente quello utilizzato anche in salita dalla maggior parte della gente che parcheggia a Piazzale Lozze. Quindi chi volesse fare un percorso più breve e anche meno complicato del nostro può salire da questa parte qua e poi scendere per lo stesso percorso. Manca poco per arrivare all'ultima tappa, e cioè il Monte Lozze. Ecco la salita. E questa sì, è la salita per arrivare alla Forcelletta. Basta fare una piccola deviazione dal sentiero 8.40 per salire in pochissimi minuti alla cima del Monte Lozze, dove è pieno di camminamenti, trincee, tutto rifatto, e poi ci si riaggancia al sentiero più sotto. Ultima tappa, dietro di me la chiesetta del Monte Lozze. Il percorso è stato piuttosto lungo e di un certo impegno, ma bellissimo, molto panoramico e storicamente importantissimo. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.